Nella relazione di ogni soggetto con il mondo circostante, gli organi di senso sono fondamentali. I motivi naturalmente sono tanti e tra questi c'è anche l'aiuto che forniscono nell'individuare tempestivamente una possibile minaccia. Nei giorni scorsi uno studio pubblicato su PNAS e condotto da ricercatori del Karolinska Institute in Svezia ha scoperto quanto l'olfatto sia eccezionalmente efficace nell'avvertirci di un potenziale pericolo, grazie alla capacità di stimolare risposte fisiche di evitamento molto veloci davanti a odori che sono in qualche modo, diciamo, sgradevoli, associati appunto a un pericolo. Noi approfondiamo questo studio e anche altri aspetti legati al senso dell'olfatto insieme ad Anna Del Rico, neuroscienziata, divulgatrice scientifica, che da anni dedica una parte molto importante del suo lavoro di ricerca allo studio di come il cervello riesce a decifrare e a riconoscere gli odori. Allora, buongiorno, dottoressa Del Rico, e grazie per essere in collegamento con noi. Buongiorno. Allora, per iniziare poi approfondiremo tanti aspetti, però direi di partire proprio da questo studio. Le chiederei un commento, su come è stato condotto anche a livello metodologico e che cosa ci ha svelato nel dettaglio. Sì, lo studio è molto interessante perché voleva guardare, osservare in particolare come nell'uomo la risposta e reazione, diciamo, istintiva ad un odore che può essere di piacevolezza o appunto di disgusto, diciamo così per semplificare, sia mediato a livello cerebrale, perché si sa molto di cosa avviene negli altri animali, nei roditori, per esempio, ma sull'uomo ci sono ancora molti aspetti incerti. Sappiamo che l'olfatto è importante ovviamente per le reazioni di difesa, anche di fuga, questo in tutti gli animali e anche nell'uomo. Però come facciamo a catalogare e a descrivere un odore in base al fatto che ci piaccia o meno è più difficile e quali aree cerebrali sono coinvolte è una delle questioni, diciamo, più principali che questo studio ha cercato di a cui ha cercato di rispondere. Nello specifico, diciamo, è sorprendente questa capacità del nostro senso dell'olfatto di essere così rapido nel rispondere appunto a una potenziale minaccia, oppure era in qualche modo atteso, insomma, che l'olfatto è così, che questo senso dell'olfatto è così veloce appunto nel rispondere a uno stimolo? Sì, questo già si sapeva, nel senso che le risposte olfattive sono di solito molto, molto rapide. Questo è proprio come funziona l'olfatto, attiva dei meccanismi che sono di tipo istintivo, molto rapido. Quello che non si sapeva era quali regioni del cervello in particolare fossero coinvolte nello specifico in questo tipo di reazione. Nel senso, si sa che le reazioni diciamo appunto mi piace o non mi piace, diciamo di reazione a un odore, sono istintive e i dati principali dicevano fino adesso che sono elaborate da una zona del cervello che si chiama corteccia orbitofrontale, che è una regione del cervello che si occupa anche delle risposte cognitive molto elaborate nell'uomo. Invece questo studio fa vedere che alcune reazioni, diciamo questa etichettatura di mi piace o non mi piace, partono già dal bulbo olfattivo, che è diciamo la prima stazione nel cervello dove arrivano gli stimoli odorosi. E quello che hanno visto in questo studio è che c'è una relazione, probabilmente una correlazione in realtà quella che hanno osservato, solo non una relazione diretta, ma indica che la risposta anche motoria del corpo, cioè annuso una puzza, qualcosa di disgustoso, e il corpo in qualche modo si ritrae. Ecco, questa reazione sembra che parta già da alcuni meccanismi che avvengono nel bulbo olfattivo, anche nell'uomo. Quindi è proprio in questo senso che, ad esempio, uno degli autori di questo studio ha detto che la capacità del senso dell'olfatto di rilevare pericoli è più inconscia, diciamo, della nostra risposta al pericolo che invece è mediata da invece, organi come la vista e l'udito. Sì, in un certo senso sì, nel senso che noi poi mettiamo tutto insieme e anche la risposta all'olfatto, dell'olfatto e agli odori è influenzata dagli altri stimoli che ci sono intorno e anche dalle nostre aspettative e in parte anche dall'apprendimento. Infatti anche gli autori fanno presente che questa risposta può essere in parte istintiva, in parte anche appresa, perché noi
semplicemente impariamo, per esempio, che certi cibi sono disgustosi o ci creano questo senso di disgusto, o la puzza di gas può essere indicativo di pericolo. Quindi questo apprendimento poi si integra con le altre reazioni, per cui immediatamente quando annusiamo, ad esempio, una puzza di gas o una puzza di qualcosa che noi associamo ad un pericolo, abbiamo una reazione istintiva. Ecco, ma quanti odori possiamo riconoscere? Perché è vero che negli ultimi anni è stato enormemente aumentato, no? Il numero di una volta si pensava che fossero soltanto tra virgolette 10.000 odori, però ecco, recentemente si è scoperto che sono molti di più quelli che possiamo riconoscere. Ma sono tutte ipotesi e valutazioni di stima, in realtà non si è scoperto, diciamo, in modo preciso, nel senso che purtroppo non sappiamo quanti odori esattamente esistono, sono, perché ovviamente le molecole odorose sono potenzialmente infinite, anche le possibili combinazioni con cui poi noi le possiamo percepire. E siccome non sappiamo quanti sono, è difficile fare una stima precisa. Le valutazioni vanno appunto da 10.000 a qualche milione, addirittura trilione. Alcuni studi recenti, quelli ad esempio del laboratorio della Vossal, che appunto dicono sono arrivati facendo alcuni calcoli matematici e previsioni statistiche, a calcolare che potrebbero essere addirittura qualche trilione. Però in realtà non è un numero certo, perché dipende anche da come i parametri di queste valutazioni statistiche vengono fatte, però è ragionevole pensare che sono un numero abbastanza elevato, ecco. Quanta variabilità c'è nel senso dell'olfatto a livello individuale? Molta, perché abbiamo valutazioni, variabilità che dipendono in parte da, appunto, dalle nostre esperienze, dal nostro stato anche psicologico, da influssi anche sociologici e culturali, e poi anche su base genetica, perché noi abbiamo per l'olfatto, per i recettori dell'olfatto, attivi circa 350 geni in varianti diverse, per cui ognuno di noi ha un portfolio, diciamo un profilo genetico particolare, un po' come la combinazione del colore di occhi, capelli e altre caratteristiche individuali, le abbiamo anche per i recettori dell'olfatto. E quindi ci sono tante piccole differenze che rendono il naso di ognuno di noi in qualche modo unico. Ma è possibile anche allenarlo, il senso dell'olfatto, se magari sentiamo che non è particolarmente sviluppato, comunque non sentiamo di non riuscire, diciamo, a ottimizzare le sue potenzialità? Sì, assolutamente. I nasi sopraffini dalla nascita in realtà sono un grande mito, ma tutti possono affinare il proprio olfatto proprio ponendoci attenzione e imparando pian pianino a, appunto, distinguere gli odori, descriverli. È proprio una questione di attenzione ed esercizio costante. Anche perché poi all'inizio abbiamo commentato, diciamo, l'aiuto che ci offre nel riconoscere una minaccia, però in realtà poi l'olfatto è importantissimo per molto altro, a livello molto anche più intimo, emozionale, legato tantissimo anche alla sfera dei ricordi, alla memoria, anche al cibo, perché comunque sappiamo che l'esperienza, no, del cibo privata dell'olfatto cambia radicalmente. Sì, tantissimo, perché molte delle molecole, diciamo, fragranti, odorose dei cibi raggiungono l'olfatto per una via chiamata retronasale, ed è quella che poi ci dà quelle sensazioni che noi definiamo più semplicemente sapore, però dipendono appunto dall'olfatto. Inoltre gli odori sono importanti nella nostra relazione intima con le persone che amiamo, che ci stanno attorno, danno questo senso di familiarità o anche di eccitamento, per cui arricchiscono molto la nostra vita da tanti punti di vista. Ecco, però ci sono tante persone, o comunque non poche, diciamo, che purtroppo hanno invece, devono sperimentare la perdita dell'olfatto, ed è a questo che lei dedica, tra l'altro, il suo ultimo libro, che è proprio uscito in questi giorni, si intitola Profumo di Niente, è uscito sempre per Codice Edizioni, come il precedente, Il Senso Perfetto, nel 2020 è arrivato anche nella cinquina finalista del Premio Galileo. Allora, in questo nuovo volume lei indaga proprio l'esperienza di perdita dell'olfatto. Quante persone, diciamo, a livello così di percentuali soffrono di questa perdita, e quali sono anche le principali cause? E le chiedo anche se la scienza in qualche modo sta individuando delle possibili soluzioni.
Sì, in realtà appunto le alterazioni dell'olfatto sono uno spettro molto ampio di disturbi che vanno dall'impossibilità totale di sentire gli odori a alterazioni chiamate parosmia, ossia quando gli odori vengono percepiti in modo diverso. L'odore del caffè diventa una puzza, sa di metallo, di marcio, o si hanno addirittura allucinazioni olfattive, cioè si sentono odori che non ci sono sul serio. E possono essere quindi anche molto fastidiose ovviamente per le persone. Sono molto diffusi perché si calcola che almeno il 5-10% della popolazione abbia perdita o alterazioni dell'olfatto, che se ci pensiamo appunto non è proprio poco, solo che parlandone poco ovviamente sono anche meno conosciuti. Nel libro io ho cercato di raccontare, spiegare appunto come nascono queste alterazioni, da cosa sono provocate, cosa si può fare, sia per individuarle che in qualche modo per adattarsi e a fare qualcosa per convivere con questa situazione. E mi occupo sia di olfatto che di gusto e di tutte le percezioni che ci sono nel mezzo, ecco. Al momento purtroppo una cura vera e propria per curare le alterazioni dell'olfatto non esiste. E questo dipende da tanti fattori. Uno è il fatto che ci sono meccanismi proprio di come funziona l'olfatto che ancora non si conoscono esattamente. E quindi spesso è difficile capire come intervenire. In alcuni casi è possibile, se è dovuto semplicemente ad infiammazioni e problemi di tipo legati ad esempio a polipi nasali che possono essere operati. In molti altri casi, purtroppo, bisogna avere pazienza. Spesso il recupero avviene, anche se è molto lento, per cui non bisogna scoraggiarsi, perché anche a distanza di mesi, a volte quasi anni, si riesce un po' a recuperare, ma si tratta soprattutto di capire e investigare le proprie nuove percezioni che si hanno quando appunto gli odori non si sentono, cambiano, e capire appunto come adattarsi, come usare gli altri sensi anche per compensare un po' queste percezioni. Nel libro ho cercato di raccontare un po' anche questi aspetti. E poi c'è naturalmente anche il tema di Covid-19, nel senso che si è parlato molto di uno degli effetti che rimane insomma sull'organismo, che in alcuni casi è anche proprio la perdita dell'olfatto. Sì, esattamente. La Covid-19 dà tra i sintomi anche più diffusi, anche in assenza di altri sintomi più gravi, l'alterazione o la perdita totale di olfatto. E molte persone, oltretutto, nel tempo, dopo magari un periodo di anosmia totale, sviluppano anche altre alterazioni. Ci sono molto diffuse le parosmie, le alterazioni, appunto, gli odori iniziano a puzzare, vengono percepiti molto in modo diverso, e questo può creare molto disagio e problemi anche a livello dell'alimentazione, per esempio, perché se i cibi iniziano a puzzare o dare fastidio, ovviamente diventa più difficile alimentarsi. Nel libro ho dedicato una sezione anche proprio a tutti questi aspetti, con alcuni consigli anche su come investigare, ad esempio, gli alimenti che ci danno più problemi o che invece ci possono aiutare ad alterare alcuni fastidi. Anche questi sono disturbi che di solito sono transitori, è difficile poter dire esattamente quanto durino, perché dipende anche dal singolo caso, ecco. E quindi la situazione è, ecco, ancora molto, molto variegata. Ecco, invece nel libro precedente lei definisce l'olfatto il senso perfetto, perché? È una provocazione che mi piace lanciare sempre anche ai lettori, e lascio a loro in realtà il gusto di capire, decidere da soli se e perché è un senso perfetto, perché è un senso estremamente complesso che spesso diamo per scontato, ma che poi interagisce nella nostra vita quotidiana in tanti modi e arricchisce tantissimo il nostro universo sensoriale, ecco. E quindi lo lascio così proprio perché molti non lo danno per scontato, ma in realtà può essere una risorsa. Ultimissima domanda, lei poi ha anche portato le sue competenze specifiche, scientifiche sull'olfatto anche all'interno del mondo dell'arte, quindi con il teatro e la danza. In che modo e che connessioni si possono creare tra questi due ambiti che sembrano apparentemente distanti? Sì, io ho lavorato per molti anni non solo in ambito della ricerca, ma anche appunto in teatro, danza, e a un certo punto ho iniziato a riflettere, a fare delle ricerche sulle potenzialità e come poter usare gli odori e i profumi
come stimolo creativo e anche durante le performance. Per cui ho messo appunto una serie di training e di workshop per utilizzare appunto gli odori come stimolo creativo e anche appunto durante il training o anche durante la messa in scena nella performance. Grazie ad Anna Del Rico per il tempo che ci ha dedicato qui sul Go Live. Grazie mille. Grazie a voi.